Allora, io invito anche il direttore Valtorta a salire insieme a noi e vi pregherei di iniziare questa sessione pomeridiana con un applauso sia per Emanuele Bevilacqua che per Luca Valtorta. Quindi questa prima parte insieme a Bevilacqua avrà un'introduzione realizzata dalla dottoressa Susca, che è anche caporedattrice della nostra rivista Pool. Ci darà un'introduzione sulla figura professionale, anche se in 3 minuti sarà difficile sintetizzare tutto quello che ha fatto Emanuele, e poi ascolteremo direttamente il direttore di Pagina 99. Allora, sì, la giornata di apertura di Link ovviamente apre alla tematica che poi è trasversale a tutte le 4 giornate del festival, cioè giornalismo e nuovi media. Stamattina abbiamo avuto modo di ascoltare il direttore di Il Sole 24 Ore, Christian Rocca, e proseguiremo nel pomeriggio con l'esperienza di XL con il direttore Luca Valtorta. Nel frattempo appunto c'è Emanuele Bevilacqua, direttore di Pagina 99, che è un quotidiano di economia e cultura, come da dicitura. E oltre a questa esperienza, che è la più recente perché è dal 1 gennaio 2014 che è nata a Pagina 99, attualmente Bevilacqua è tuttora amministratore delegato di Internazionale, che ha contribuito a rilanciare. Leggendo il suo curriculum, l'unica cosa che voglio evidenziare, perché poi appunto lascio spazio al suo intervento, è proprio come il profilo di Emanuele Bevilacqua sia molto forte in campo editoriale, non solo giornalistico, ma anche librario. È autore di alcune pubblicazioni, tra cui una pubblicazione molto interessante proprio sulla fine del libro, che si chiama La biblioteca di Fort Knox, come salvare i libri da una fine sicura, in cui si ironizza molto sulla fine dell'editoria, quindi in questo caso libraria e non giornalistica come da argomento della giornata. Oltre a questa professionalizzazione in campo editoriale, quindi a doppio profilo, librario e giornalistico, spicca in tutta la carriera professionale di Emanuele Bevilacqua una forte professionalizzazione nel campo del marketing e una forte attenzione a questo aspetto che abbiamo imparato a vedere già da stamattina essere cruciale all'interno di un progetto di rivista e della prassi quotidiana del giornalismo, quindi non si può assolutamente ritenere il giornalismo come qualcosa a sé e separato dal marketing e dalla vendita poi effettiva dei giornali. E quindi appunto all'incrocio fra il giornalismo come creazione di contenuti e il giornalismo come vendita di un prodotto editoriale, penso che la figura di Emanuele Bevilacqua possa essere molto interessante in una giornata in cui ci stiamo interrogando molto su quale futuro possa avere il giornalismo, che sia di carta o che sia digitale, e all'incrocio dei due mezzi ancora di più. Quindi lascio la parola al suo intervento. Grazie.
facciamo un po' un confronto da questo punto di vista. Un'altra questione che mi interessa un po' dire come anticipazione è che spesso tutti noi, mettiamo che questo sia una specie di intervento professionale, spesso tutti noi viviamo di problemi di sicurezza che in realtà non sono nemmeno basate e rafforzate da dati e numeri. E ecco, quindi quando si tratta di provare a dare un contributo per creare nuovi giornali, migliorare quelli che ci sono, cercare di riflettere su come questo mondo che soffre della crisi generale economica poi possa in qualche modo dare una propria risposta, e bisogna ovviamente innanzitutto pensare al lettore. Spesso il lettore è convinto di alcune cose che non sempre, alcuni dati che non sempre sono poi confrontati dalla realtà. Vi faccio un esempio: oggi il 1 aprile potrei cominciare dicendovi che contrariamente a quello che pensate, l'editoria cartacea va benissimo, funziona molto bene in tutto il mondo, e quello che è in crisi è il web, che ha meno pubblico e meno lettori. Voi direte, insomma, è proprio un pesce da vita. Invece, se noi andiamo a guardare la situazione mondiale, la situazione in generale, è esattamente così che stanno andando le cose, perché ci sono intere aree il mondo dove l'editoria cartacea si sta sviluppando in questo momento, e mentre invece il web effettivamente conosce una flessione, una riduzione della fortissima crescita che ha avuto ultimamente. Ecco, se noi pensiamo al nostro mondo, all'Europa e agli Stati Uniti, effettivamente c'è una crisi forte della carta stampata, della raccolta pubblicitaria, e c'è uno sviluppo molto importante del web. Se guardiamo invece tutto il pianeta, andiamo a vedere quello che succede anche in paesi come la Cina, come l'India, invece i numeri che vengono fuori sono completamente diversi. Oggi, per darvi un dato, ci sono almeno 2 miliardi e 300 milioni di persone che leggono ogni giorno un quotidiano, e circa il 25% della popolazione. E se appunto prendiamo il dato complessivo mondiale, si leggono sempre più quotidiani. Negli ultimi 5 anni l'acquisto dei quotidiani è aumentato addirittura di oltre 5 punti percentuali, quindi una crescita che naturalmente è molto lontana dalla nostra percezione, che è completamente diversa. Secondo uno studio recente fatto in America, i lettori di giornali di carta sono per il momento ancora superiori rispetto ai lettori chi segue il web. Già ho detto, sono 2 miliardi e 300 milioni di lettori di giornali tradizionali, mentre un po' meno di 2 miliardi chi si informa, chi segue dei giornali online. Ecco, quindi guardando questi dati, intanto scopriamo che ci sono intere aree del mondo dove le cose vanno benissimo. In India, lo accennavo prima, ci sono 110 milioni di copie vendute ogni giorno. Se volessimo cercare un posto dove forse è più facile fare il nostro mestiere, possiamo pensare appunto all'India o all'Africa, dove negli ultimi 5 anni il dato di crescita è stato impressionante, di oltre il 30%, ma insomma, ma cresce anche in Asia, sia pure con percentuali minori, in Oceania e così via. E quindi la crisi non c'è. No, certo, come abbiamo detto prima, la crisi c'è e riguarda soprattutto la nostra realtà, non solo quella italiana, ma quella europea e quella statunitense in particolare. Insomma, quello che accade è che è nelle economie mature, ad alta tecnologia, ad alta sviluppo tecnologico, che invece si sente la crisi della carta stampata, che però, lo ripeto, non corrisponde affatto a una crisi dell'informazione. L'informazione non è mai stata
meglio di adesso, perché tutti noi abbiamo più facilità ad accedere a fonti informative, perfino i social media, con molta prudenza, sono diventati in qualche modo una sorta di agenzia di stampa dove si possono apprendere le notizie. Oggi è morto un importantissimo medievista, Jacques Le Goff, e una persona che è stata molto importante per riscoprire il Medioevo. Io ho avuto l'onore e l'occasione di conoscerlo molti anni fa. Ecco, io questa notizia non l'ho appresa dalla televisione, non l'ho appresa dai giornali, non l'ho appresa nemmeno dai quotidiani online. L'ho trovata su Twitter, mentre controllavo i miei contatti, ho appreso questa notizia. Ecco, sta cambiando completamente il modo con cui noi ci informiamo, il modo perlomeno attraverso il quale noi scopriamo delle informazioni. Poi l'approfondimento, certo, è difficile trovarlo sui social media, perlomeno non è solo lì che si può trovare. Però dicevamo, calo di vendita nelle economie mature e naturalmente la grande crisi economica ha portato anche a un calo della raccolta pubblicitaria. Pensate che oggi ci sono nei paesi che noi consideriamo appunto quelli più simili a noi, in Italia, Europa e Stati Uniti, si leggono le stesse copie di quotidiano che si leggevano negli anni 50. Negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni il 25% dei giornalisti ha perso il lavoro, hanno chiuso oltre 150 quotidiani dal 2008, dal momento della grande crisi a oggi, e la raccolta pubblicitaria negli Stati Uniti, quindi non è solo il nostro paese, noi siamo abituati un po' a flagellarci e facciamo bene, perché l'Italia è un paese che ha bisogno di ripartire e di ripensarsi, ma quando tocchiamo il tema della crisi della carta stampata, dei giornali, noi non stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando di un'area molto vasta. Pensate che negli Stati Uniti, nell'arco di una decina d'anni, la raccolta pubblicitaria destinata ai quotidiani e comunque alla stampa si è ridotta del 50%. Questo è quello che sta succedendo. E la riduzione poi appunto continua. Che cosa succede? Che ovviamente quando è arrivata questa crisi e è arrivata questa difficoltà delle vendite, il rapporto con proprio l'equilibrio economico di tutti i mezzi si è notevolmente modificato, ma questo lo vedremo dopo. Non voglio minimamente fare una lezione di economia, vi avevo promesso anzi di fare una specie di confessione sui nostri errori, però ho bisogno, come dire, di portarvi alcuni dati alla vostra attenzione perché tutto sia poi, come dire, più facilmente comprensibile. Dicevo della crisi del 2008, e andando avanti fino a oggi continua questo calo di vendite, continua il calo della raccolta pubblicitaria, e secondo un importante studio di una società americana che si chiama PricewaterhouseCoopers, quest'anno in corso e nell'anno prossimo la pubblicità si ridurrà ancora sia in Nord America che in Europa, in percentuali anche abbastanza importanti. Mentre invece in molti paesi continuerà a crescere, in America Latina e in Asia continuerà a crescere la pubblicità su carta, ma cresce anche l'online. Quello che succede, e qui veniamo, come dire, alla parte più, se vogliamo, confessionale, è che il punto da cui noi partiamo e che dobbiamo fare molto nostro, se vogliamo trovare in qualche modo ognuno dare un proprio contributo a questo cambiamento, è appunto uscire un po' dai luoghi comuni, sapere che c'è una strettissima correlazione tra il mondo della carta stampata e quello ovviamente del web, però soltanto probabilmente trovando un equilibrio fra questi due elementi sarà possibile trovare un nuovo modello di business che oggi non c'è. Un dato è certo:
quando la crisi, semmai finirà, ma tutti ci auguriamo che finirà, quando la crisi sarà finita, i giornali non è che riprenderanno a vendere di più o raccoglieranno ancora più pubblicità. È certo che i giornali venderanno sempre meno copie e raccoglieranno sempre meno pubblicità. Questo è un dato strutturale da cui noi dobbiamo partire, perché adesso vedremo quali sono, dal mio punto di vista, una serie di fattori che ormai non rendono, come dire, strutturale una difficoltà, e da qua poi bisogna ripartire per capire che cosa fare. Questa del calo della pubblicità e del calo delle vendite è una condizione generale, come dicevo prima, che riguarda almeno l'Europa e gli Stati Uniti. Io credo, appunto, che la difficoltà non dipenda soltanto dalla crisi economica e non dipende soltanto dal fatto, una spiegazione che ci diamo tutti, no? Diciamo, vabbè, si leggono meno giornali perché i giovani non leggono più, perché con l'avvento del web troviamo tutti le informazioni più facilmente. Io stesso prima vi ho raccontato di Le Goff. Questi sono tutti dati sicuramente importanti, ma sono, come diciamo noi un po' in gergo, dei fattori di accelerazione, cioè hanno reso più veloce una crisi. E io penso che, appunto, non ci sia un rapporto, sto dicendo una cosa che può sembrare apertamente sbagliata, ma la dico lo stesso, che non ci sia poi una così forte, fortissima correlazione fra la disponibilità di un'enorme quantità di notizie e perfino di approfondimenti che il web offre gratuitamente con la difficoltà che hanno i giornali. Così come, adesso poi vedremo perché, direi che addirittura non c'entra nemmeno con un'altra cosa che si dice molto spesso, e cioè che la qualità dei giornali è peggiorata. È vero, è verissimo, in alcuni casi la qualità è peggiorata, perché i giornali, per dare una risposta alla riduzione della raccolta pubblicitaria, per dare una risposta alle minori vendite, hanno tagliato dei costi, e tagliare dei costi significa toccare la qualità dei prodotti, e questo fa perdere altre copie. Si innesca in qualche modo una spirale in discesa che ha portato effettivamente alla chiusura di molte testate. Però se andiamo a guardare, per esempio, la stampa italiana, la maggior parte degli editori e dei giornalisti continua a fare dei prodotti che spesso sono di alto livello, di qualità. Io ho un'impressione, mi piacerebbe questo anche capire un po' il vostro parere di lettori. Immagino che in sala ce ne siano molto, mi auguro, molti di lettori come dire, ancora tradizionali della carta stampata. La mia impressione, e qui proprio veramente arrivo a un punto quasi di confessione, questo ho scritto su Liberazione e ho visto che molti giornalisti e molti editori si sono trovati in qualche modo d'accordo. Ho scritto che il modello dei giornali non regge più, anche perché noi intendo dire noi editori, noi giornalisti, noi operatori della carta stampata, non abbiamo saputo cambiare il rapporto con i lettori. Non siamo riusciti, cioè, a capire che il fascino del web non consiste tanto nel dare gratis quello che i giornali offrono a pagamento, ma piuttosto di, come dire, stabilire un rapporto empatico, un rapporto diretto, molto forte con il proprio lettore. Una cosa che io racconto sempre e che mi ha molto sorpreso e molto colpito, tra l'altro accaduta negli Stati Uniti proprio all'epoca della grande crisi del 2008, e che mi farebbe piacere raccontarvi per capire che impressione fa a voi. Nel 2008, voi sapete che in America c'è stata una crisi molto forte che ha portato a perdite di posti di lavoro, molta gente ha perso la casa, la cosiddetta crisi dei subprime. A un certo punto, nel 2008, il New York Times, che è il più autorevole giornale probabilmente degli Stati Uniti, ma è un giornale che ha,
pensate, una vendita che è per il 90% nell'area di New York, cioè il New York Times, pur essendo conosciuto in tutto il mondo, vende il 90% delle sue copie alla fine in una grandissima città, ma prevalentemente in quella città. Pensate che di questo 90% di copie che sono vendute lì, a sua volta il 90% del 90%, cioè la stragrande maggioranza di copie, sono vendute per abbonamento. Cioè sostanzialmente i newyorkesi la ricevono sulla porta di casa tutte le mattine. Allora, il New York Times in quel periodo si era trasferito nel nuovo palazzo che aveva fatto costruire Lorenzo Piano. Quando è arrivata questa fortissima crisi economica, veramente improvvisa, tenete conto che era l'autunno del 2008, quindi dopo tre trimestri tutto sommato buoni, è arrivata improvvisamente, veramente come una valanga questa crisi, e ha toccato subito, immediatamente, per effetto proprio della preoccupazione che ha toccato tutti gli americani, ha toccato ovviamente anche i consumi degli americani. Che cosa è successo? Che i normali inserzionisti pubblicitari che usavano molto il New York Times per investire in pubblicità sulle pagine del New York Times per far conoscere i loro prodotti, hanno improvvisamente ridotto gli investimenti, addirittura cancellando campagne pubblicitarie che erano già previste da tempo. Il New York Times si è trovato in un momento di grandissima difficoltà, perché aveva investito molto in questo nuovo palazzo dove si erano traslocati e improvvisamente si è trovato ad avere vendite ridotte e una minore introito pubblicitario, tutto in veramente pochissime settimane. Qual è stata la risposta che ha dato il New York Times? Ha aumentato il prezzo di copertina, il prezzo del New York Times, che all'epoca era di un dollaro, di 25 centesimi, di un quarter, 25 centesimi. Quello che è accaduto a New York è stata una specie di rivoluzione, cioè i lettori del New York Times si sono fortemente innervositi per questo aumento, perché hanno sostanzialmente accusato il New York Times di aver ribaltato sul lettore il costo della propria inefficienza. Ci sono stati abbonati che hanno cancellato l'abbonamento, c'è stata veramente una fortissima reazione. Naturalmente, che cosa è accaduto? Che la crisi è andata avanti, questa ennesima difficoltà ha ulteriormente messo in difficoltà il New York Times, che dopo pochi mesi ha di nuovo aumentato il prezzo di altri 25 centesimi, passando quindi da un dollaro a un dollaro e mezzo nel giro di pochissimo tempo. Ebbene, questa volta non è successo nulla, cioè non c'è stata la reazione della prima volta, c'è stata semplicemente una parte importante del pubblico che ha smesso di comprare il New York Times. Pensate che dal 2008 a oggi il New York Times vendeva una media di 1.250.000 copie al giorno, oggi ne vende più o meno 800.000 medie, quindi ha perso molte copie. Però la gente, i lettori di quel giornale, il pubblico di quel giornale, che probabilmente per anni, se non per decenni, ha comprato il giornale, ha smesso di comprarlo, o ha ridotto fortemente l'acquisto, ma ha perso, come dire, quella che io chiamo l'empatia, cioè questo rapporto forte col giornale, passando a un rapporto più freddo. È come una coppia che dopo un litigio cambia completamente atteggiamento e si trova non più ad avere un rapporto, come dire, caldo e intenso, ma un rapporto un po' più freddo. Ecco, io temo che un po' quello che è successo al New York Times sia un po', come dire, un simbolo di quello che un po' tutti stanno avendo nei confronti dei propri giornali, dei propri organi di stampa di riferimento. Si è persa, insomma, quella capacità di considerare un po' la propria casa, il proprio luogo di riflessione, questi giornali. Anche perché il lettore
grazie ai nuovi media, grazie al web, grazie alle nuove forme di comunicazione, si è evoluto rapidamente e quindi non ha solo bisogno di risposte o di informazioni o di qualcuno che gli spieghi come vanno le cose, ma ha bisogno anche di attenzione, di un'attenzione diversa, di un'attenzione più immediata, più indirizzata al singolo che non al, appunto, a un lettore generico. Probabilmente proprio stimolati dal web e dai social network, oggi tutti noi siamo più esigenti e più critici nei confronti dei giornali, cioè abbiamo un atteggiamento più evoluto, meno prono, meno subalterno. E quindi questo ha causato, per esempio, una tendenza all'infedeltà, cioè abbonamenti più brevi, maggiore alternanza d'acquisto, nel senso che magari un tempo si era più affezionati a una testata, oggi si tende a comprare meno, quindi non tutti i giorni, e magari appunto ogni tanto cambiare anche il giornale per valutare anche sapori diversi. Questo è certamente un atteggiamento evoluto e però contribuisce ovviamente a creare una forte crisi di identità anche dei giornali. E naturalmente c'è anche chi alterna l'acquisto in edicola del giornale con ovviamente l'uso dei quotidiani online, la frequentazione del web per essere informati. Siamo davanti quindi a un lettore che sta cambiando e che diventa, ripeto, sempre più esigente. Un lettore che vuole essere presente, che vuole essere considerato, ma un lettore che non vuole essere messo a lavorare al posto del giornalista, perché poi molto spesso ci sono questi equivoci, no? Perché uno dice, vabbè, sì, vogliamo partecipare, allora facciamo noi il lavoro. No, non è così. Sì, certamente la professione del giornalista è una professione affascinante, ma in realtà il lettore, anch'io, quando leggo un giornale, io non voglio mettermi al posto di chi lo fa, voglio fare il mio mestiere, che è quello del lettore. Ecco, quindi anche trovare un nuovo equilibrio, un nuovo dialogo fra chi fa informazione, non necessariamente su carta, e i propri lettori è molto importante. Bisogna trovare questo dialogo, bisogna trovare questo equilibrio, perché altrimenti oggi è più facile abbandonare sia un giornale di carta, sia naturalmente un giornale digitale, che è ancora più semplice fare. Quindi, ripeto, non è dunque solo l'effetto della crisi economica e del forte avvento del digitale che sta mettendo in crisi i giornali, anche perché i giornali, diciamocelo, sono sempre stati molto fragili e sempre, se vogliamo, in qualche modo in crisi. Anche se, pensate, per decine d'anni i giornali però sono anche stati anticiclici, cioè quando c'era la crisi non è che i giornali vendessero di meno, perché rappresentavano uno strumento per capire quanto accadeva e quindi era importante continuare a leggere e informarsi per comprendere quanto stava accadendo. Oggi invece per tutta una serie di effetti che spero siano stati chiari in questa mia prima parte del mio intervento, ci hanno molto allontanato. C'è un altro elemento che voglio ricordarvi, perché è un elemento anche questo che riguarda non solo il nostro paese, ma tutto il mondo dell'informazione. Secondo un'indagine, un'analisi che è stata fatta dal Censis nel 2011, quindi non nelle guerre puniche, ma pochissimi giorni, mesi fa, insomma un paio d'anni e mezzo, i lettori italiani dei quotidiani sono disturbati dalla convinzione che i giornali vogliano imporre le loro opinioni, che siano troppo teneri con i potenti e che siano alla fine in qualche modo faziosi. La cosa abbastanza inquietante, molto secondo me, è che proprio nello stesso periodo
anche una ricerca negli Stati Uniti ha più o meno portato lo stesso effetto. Negli Stati Uniti, tra il 2011 e anni più recenti, ci sono stati vari episodi di, diciamo, di scandali che riguardavano i giornalisti, il ruolo dei giornalisti, e un atteggiamento che si è ripresentato varie volte e che quindi un pochino ha anche contribuito ad allontanare, se vogliamo, un po', a creare quella situazione di mancanza di empatia di cui parlavo prima. E quindi, insomma, questa sensazione un po' che i media tradizionali, che in genere sono sempre stati considerati quelli più credibili, possano in qualche modo un po' tradire le aspettative del lettore, è molto diffusa, e dicevo non solo in Italia. Qui, ecco, la mia impressione è che un po' quando succede quando accade un episodio che riguarda anche un singolo giornalista di una singola testata, che mette un po' in luce, in cattiva luce, tutta la categoria, e purtroppo questo danneggia tutti quanti, non danneggia soltanto il giornalista o la testata che possono essere incappati in un errore. E questo tocca anche i media, che continuano a essere rispettosi del proprio lettore. Il problema credo sia sempre lo stesso, quindi trovare il modo di costruire un giornale in modo che non deluda le aspettative. Ecco, una cosa che io sento spesso dire, no, quando poi si parla di formazione, diciamo, ma perché dobbiamo fare per forza, perché dobbiamo pensare a un giornale di carta quando oggi si può fare un giornale anche in digitale? Io non so quanti di voi anche magari si saranno posti la domanda, ma è, ripeto, per chi fa il mio mestiere è tipico, si dice, ma perché vi ostinate a provare con la carta quando oggi c'è il digitale? Ecco, qui entriamo in una logica che riguarda proprio il modello di business dei giornali. Non vi annoierò con questa cosa, ma vi accenno solo un argomento. È vero, si può fare un bel giornale digitale, si può fare quindi un giornale senza carta e senza perdere le caratteristiche di base del progetto, nel senso che qualsiasi contenuto opportunamente adattato al web può vivere tranquillamente senza bisogno di essere stampato sulla carta. Anzi, devo dire, i vantaggi della mancanza della carta sono del tutto evidenti. I pezzi possono essere riaggiornati quando si vuole, non c'è il costo della stampa, non c'è il costo del trasporto, che sono costi che poi alla fine incidono anche non solo sull'editore ma anche sui lettori. Per cui, giustissimo, perché non farlo? Oggi il web permette una straordinaria flessibilità e ricchezza di espressione. E poi, appunto, c'è la possibilità attraverso i social media di anche far circolare i singoli articoli, i singoli edizioni. Questo non c'è dubbio che è così. Il problema, quello che non funziona nel formato all digital, tutto digitale, sono i ricavi. Oggi, se voi prendete qualsiasi impresa editoriale, abbiamo citato il New York Times e abbiamo citato Liberazione, ecco, prendiamo un grande giornale americano e alla fine un piccolo, sia pure autorevole, giornale francese, e il sistema dei ricavi è ancora tutto a favore della carta. Oggi il New York Times, con tutte le difficoltà, continua a fare oltre il 70% dei ricavi dalla parte carta, cioè la pubblicità che viene stampata sulla carta e le vendite e gli abbonamenti della carta, mentre soltanto una quota inferiore al 30% arriva dal digitale. È chiaro che se noi proviamo a scorporare queste due unità, che fra di loro ancora devono trovare un punto di dialogo anche all'interno degli stessi giornali, diventa impossibile che si riesca a stare in piedi col solo digitale. Ci possono stare i giornali che hanno dei finanziamenti pubblici, riescono a stare in equilibrio giornali, penso alla situazione americana, dove dietro ci sono fondazioni, associazioni che li sostengono, ma nel mercato, quello che
intendiamo normalmente quando ci riferiamo alla carta stampata, queste realtà non esistono. Perfino Rupert Murdoch, che come sapete, al di là di alcuni aspetti, come dire, personali un po' forse discutibili, ma è certamente un gran maestro dell'editoria, ha avuto successo nella carta stampata, nei quotidiani, nei periodici, con i giornali di qualità, con i giornali popolari, con le televisioni, con il cinema. Non c'è area dove lui non abbia dimostrato una grandissima capacità, e soprattutto lo ha fatto in tutto il mondo, quindi non in un paese piuttosto che un altro. L'ha fatto in Inghilterra, in Australia, negli Stati Uniti, anche in Italia è presente con Sky. E quindi certamente non possiamo parlare di uno sprovveduto. Eppure, quando è andato a pensare il suo primo quotidiano digitale, solo digitale, The Daily, che peraltro era bellissimo, non so se in rete ancora ci sono delle tracce, ma veramente uno straordinario progetto, ha dovuto chiuderlo dopo 6 mesi perché non stava in piedi, non funzionava. L'unico modo, ovviamente, è cercare di ragionare sul lungo periodo. Oggi, nel breve periodo, il digitale non copre i costi generali negli investimenti, e quindi l'unico modo è avere degli azionisti che credono che nell'arco di 3, 5, 7 anni, diciamo non meno di 3 anni, si possa trovare un nuovo punto di equilibrio che funzioni. Voi direte, sì, ma nemmeno i giornali di carta stanno tanto in piedi, e infatti è vero, è verissimo, ed è questo il punto di delicatezza che oggi tutti noi stiamo affrontando. Io ho anche occasione di parlare con molti studenti che seguono il mio corso, e appunto quello che dico loro è: voi vi ritroverete entro un anno fuori sul mercato, probabilmente qualcuno di voi si troverà in un gruppo, in un team, che deve affrontare questo problema, riuscire a trovare un punto di equilibrio in una realtà completamente nuova, dove tutti i giornali, grandi e piccoli, perdono copie, perdono pubblicità, ma devono però continuare, come dire, a sopravvivere e continuare a fare il mestiere che è informare. Oggi un modello di business non l'ha ancora trovato nessuno, la carta precipita, il digitale è ancora adolescente, e questo punto di equilibrio, questo nuovo modello di business, e il termine può sembrare pomposo, ma significa semplicemente rispondere alla domanda: come faccio a stare in piedi alle condizioni attuali? Quale deve essere il punto di equilibrio fra i miei costi e i miei ricavi per poter andare avanti e programmare il futuro, e pur continuando ovviamente a offrire al pubblico quello che tutto il pubblico chiede, cioè un prodotto di qualità che non scenda da questo punto di vista. L'unico equilibrio che si intravede in questo momento, ma ripeto, molto fragile, tutt'altro da essere effettivamente raggiunto, è l'esperienza che alcuni giornali di qualità stanno facendo, soprattutto anglosassoni, penso al New York Times, al Times di Londra, al Guardian, e ad altri giornali. Ognuno di questi ha trovato, come dire, un suo punto di riferimento. Il Guardian è quello che ha avuto il gioco, se vogliamo, più facile. Alle spalle ha una fondazione scozzese che gli permette di perdere molti soldi, di investire molti soldi per cercare di fare, e come certamente loro riescono a fare, il giornale migliore del mondo. Per tutti gli altri, trovare un punto di equilibrio non può essere fatto semplicemente contando su una fondazione che ripiana gli investimenti e i debiti. Mentre le copie di carta diminuiscono e la pubblicità fa lo stesso, i siti di questi giornali sono visitati da milioni di lettori. Il New York Times, vi accennavo prima, ha perso molte copie, ma ha oltre 30 milioni di visitatori medi del proprio sito. Il Guardian addirittura, pur essendo intorno alle 200.000 copie medie di carta vendute, ha 50 milioni di visitatori medi, addirittura
un terzo di questi, il Guardian come sapete è un giornale inglese, è addirittura negli Stati Uniti, quindi un terzo dei visitatori del sito del Guardian non sono europei, sono americani. Quello che però sta venendo fuori nelle diversità di questi giornali, New York Times, Times, Guardian, Financial Times, è che i lettori, mi sentite ancora? I lettori di questi giornali, scusate, non so se mi state ancora sentendo. Ah, perfetto, avevo avuto l'impressione che fosse saltato tutto. E dicevo, i lettori di questi giornali, gli acquirenti di questi giornali, si stanno riducendo, come vi accennavo, però sono disposti a pagare di più per avere lo stesso livello di qualità. Quindi meno lettori, ma più fedeli. Ed è una strategia, guardate, per esempio in altri paesi, un po' anche nel nostro, un po' la tendenza a cercare di tenere più alta possibile il numero di copie vendute, magari con un prezzo più basso, portando dentro però un pubblico che spesso è meno fedele, lo dicevo prima, mentre appunto la scelta di questi editori, di questi giornali, è stata quella di dire va bene, alziamo il prezzo, perderemo dei lettori, ma quelli che rimangono sono lettori fedeli e a questi noi cerchiamo di dare il meglio, di offrire un prodotto sempre di altissima qualità, anzi investendo sulla qualità, perché la scommessa è andare avanti e offrire sia sulla carta che sul web un prodotto sempre più alto. Sarà questa la scommessa che vincerà? Non lo sappiamo, è però una strada molto interessante e fra l'altro, se vi devo dire, è abbastanza obbligata, perché se andiamo a vedere come si sta sviluppando l'investimento pubblicitario nella carta stampata, si sta riducendo progressivamente, perché naturalmente gli investitori stanno scoprendo che il web ha più pubblico, che la pubblicità sul web può essere più efficace e quindi molti degli investimenti si stanno spostando. Insomma, qui finisco questa prima parte della nostra chiacchierata, i giornali quotidiani tradizionali di carta stanno diventando sempre di più un bene di lusso, offriranno un prodotto con dei contenuti sempre più alti, ma ahimè sempre più costosi. Bisogna capire se ci sono, se ci saranno, se ci sono oggi, se ci saranno in futuro dei lettori disposti a seguire questo tipo di andamento. Io ecco, questa prima parte un po' più generale l'ho finita. Devo confessarvi che ho anche perso il senso del tempo, credo di aver parlato anche oltre misura e quindi magari adesso, se c'è spazio per domande, volentieri lascerei spazio alle domande. Mi ero riservato una seconda parte più breve che riguarda questa esperienza che sto facendo adesso di pagina 99, un'esperienza molto affascinante, piena di problemi ovviamente come tutte le start-up, un progetto che è partito in maniera molto ambiziosa pensando di poter mettere insieme un sistema nuovo dal punto di vista proprio dell'organizzazione del lavoro. Quindi con un gruppo di giornalisti che contemporaneamente si occupano di scegliere attraverso dei temi che sono i temi che a noi interessano di più, i temi sono quelli dell'economia e della cultura, ma naturalmente privilegiando alcune delle questioni che riguardano il lavoro, la redistribuzione, l'innovazione, la tecnologia, chi sta facendo cose nuove in Italia, ecco, provare a, come dire, costruire un meccanismo nuovo di fabbricazione della notizia, facendo lavorare insieme in uno stesso gruppo sia chi fa la carta stampata sia chi fa il web. Siamo partiti con l'idea di realizzare un quotidiano, un settimanale molto innovativo
lo chiamo settimanale ma il termine è sbagliato, diciamo un quotidiano del weekend che sta in edicola 3 giorni dal sabato fino a lunedì, e appunto un sito web. Ci siamo accorti dopo un paio di mesi dalla partenza che questo sistema che abbiamo immaginato, questo laboratorio, è stato molto molto apprezzato dai lettori. Abbiamo avuto una fortissima attenzione nei social media, abbiamo avuto una straordinaria attenzione anche mediatica. Ecco, però in questo sistema abbiamo notato che il quotidiano, adesso sarebbe troppo lungo magari entrare nei dettagli, ma il quotidiano non ha avuto il mercato che noi ci aspettavamo, mentre invece il settimanale ha avuto una risposta straordinaria, al punto che adesso dalla settimana prossima noi rilanceremo il settimanale insieme al sito web, fra l'altro riuscendo a distribuirlo in tutta Italia. Per esempio, temo che a Bari nessuno di voi abbia mai avuto occasione di vedere il giornale, perché è una delle piazze su cui siamo arrivati con difficoltà. Adesso, trasformando la periodicità in un settimanale, riusciremo ad arrivare il sabato mattina con questo strumento, che oggettivamente è come dire, molto innovativo, perché cerca appunto di fare informazione in un modo diverso, mettendo un pochino in secondo piano la politica, ma cercando di parlare delle cose che poi ci riguardano direttamente. Il nostro lavoro, soprattutto il futuro del nostro lavoro, l'innovazione significa la capacità che lo Stato e i singoli hanno di pensare il futuro in modo da permetterci, come dire, di poter progettare per noi e per i nostri figli un futuro migliore. Naturalmente le insidie che si nascondono dietro la tecnologia e sono tante, e soprattutto cercare di dare spazio a quelle storie, a quei racconti che ci permettono di capire come funziona in questo momento, quali sono i trend nel nostro paese e negli altri paesi, che ci aiutano a prendere delle decisioni in maniera più corretta. Fra questo, per esempio, non so se qualcuno ha mai visto il sito del nostro giornale o ha comprato delle copie digitali, una fortissima attenzione a quello che pomposamente viene chiamato il data journalism, che altro non è che se non partire dai numeri, partire dai dati, saperli leggere, spiegare, analizzare, per raccontare pezzi di realtà che ci riguardano. Perfetto. Emanuele, ci senti? Io vi sento, vi sento. Perfetto. Allora, a questo punto, siccome abbiamo avuto già qualche domanda, però Carlotta Susca ne aveva preparate già un paio, quindi ti passeremo a delle domande e poi Ti lasceremo di nuovo andare al tuo lavoro, che so che in questa settimana è stato pienissimo. Sì, io infatti mi scuso perché sarei voluto essere con voi e questo non è stato possibile, ma mi auguro che ci sarà una, come dicono gli americani, una seconda chance. Se mi sento più. Ok, sì, eccoci. Perfetto. Allora, no, in parte hai già risposto, però magari se potevi puntualizzare meglio. Ecco, scusate, ma io non sento, sì. non riesco a distinguere bene, mentre sentivo bene Michele, non riesco a sentire bene questa voce. Sì, allora alzo un po' di più la voce. Adesso funziona, grazie. Ok, una cosa che in parte è stata già anticipata, siccome si parlava di trovare un punto di contatto fra la carta stampata e il digitale, appunto la soluzione potrebbe essere quella che state sperimentando, quindi l'informazione quotidiana in digitale per favorire proprio l'aggiornamento costante e un approfondimento invece maggiore, che sarebbe quello del fine settimana, su carta stampata, cioè potrebbe essere un modello da proporre. E poi, siccome si faceva riferimento prima alle notizie trovate su Twitter, un grosso problema è quello dell'autorevolezza della fonte, e volevo sapere, una volta che una notizia poi viene in qualche modo letta sui social network, cioè su quale fonte autorevole poi va controllata, cioè come fa una testata giornalistica a guadagnarsi la patente di fonte attendibile per la verifica delle informazioni?
Sì, ecco, sono 3-4 domande, io provo a metterle in fila. Allora, intanto, ovviamente, come accennavo prima, non esiste un modello di business possibile. Faccio un esempio. Noi siamo una startup, una piccola realtà, quindi che parte adesso, e già il fatto di essere una piccola realtà ci mette in una condizione, ovviamente, da una parte di difficoltà, perché ovviamente dobbiamo farci conoscere, dobbiamo acquistare autorevolezza o perlomeno rispetto da parte del pubblico e del lettore, che ovviamente, non conoscendoci, non sa dietro le nostre teste quali pensieri corrono. Però dall'altra parte abbiamo un vantaggio che le grosse testate non hanno, cioè che possiamo partire sapendo già che, come dicevo prima, si venderanno sempre meno copie e la raccolta pubblicitaria sarà sempre inferiore. Se pensate al, quindi il modello di business per un piccolo giornale o per una startup, addirittura piccolo o grande, non importa, è completamente diverso da come può essere invece quello di un importante giornale nazionale, che in qualche modo deve autoriformarsi e quindi deve, come dire, cambiare pelle in corsa. Quindi è un'operazione molto più difficile di quanto non sia ripartire da zero. Pensate a un giornale che, come può essere importante, come può essere il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, insomma giornali importanti, autorevoli, con una storia importante di giornalismo alle spalle e probabilmente anche davanti. Ecco, questi giornali hanno una struttura di costi che non può essere cambiata in 3 giorni, perché è sedimentata da anni, addirittura da decenni, in alcuni casi anche da più di 100 anni, come nel caso per esempio del Corriere della Sera. Allora, ecco, un po' il rischio dei grossi giornali è di fare un po' la fine dei dinosauri, anche se dalla parte del vantaggio hanno una storia, un consolidamento che li aiuta ovviamente a cambiare pelle. Hanno più tempo di quanto non abbia una startup per cambiare pelle, ma al tempo stesso hanno più difficoltà. Quindi, ripeto, non esiste un modello di, non è una formula chimica, e si tratta di, come dire, un po' come probabilmente hanno dovuto fare molti animali milioni di anni fa, si tratta di trovare un po' il proprio modo di stare al mondo. Quello di un uccello è diverso da quello di un gatto e così via. Ecco, noi dobbiamo un po' tutti reinventarci trovando il nostro punto di equilibrio. E non c'è altro modo se non sperimentando. Avete visto qualche giorno fa, non so se avete notato, Repubblica ha cambiato la propria grafica, ma anche la struttura dei contenuti. Anche quello è un modo per rispondere a una difficoltà, a una erosione molto importante di copie che non solo Repubblica ma tutti i giornali stanno avendo. Ecco, quello è un modo di un giornale autorevole, solido, di rispondere alla crisi, è quello di ripensarsi. Altri giornali lo stanno facendo, altri lo hanno appena fatto. Naturalmente, però, ripensarsi non significa rifarsi completamente, ma appunto provare ad adattarsi. Quindi ognuno deve trovare il proprio meccanismo. Certamente io credo che uno dei punti, è quello che stiamo provando noi, importanti, è quello di trovare il modo di far dialogare moltissimo, cioè rompere quella che è una frattura storica dentro i giornali, che è la suddivisione per esempio in sezioni. Io mi occupo di cultura, tu ti occupi di economia, l'altro si occupa di esteri, e la mancanza di dialogo che c'è fra chi fa il digitale e chi fa la carta, addirittura creando la situazione paradossale di farsi concorrenza sotto la stessa testata. Questo naturalmente non c'è un errore nel far questo, c'è solo sedimentazione storica. I giornali sono nati con le sezioni, a un certo punto è arrivato il web ed è stato naturale pensare al web come un'aggiunta della parte invece cartacea. Ecco, noi nel nostro piccolo, ripeto, siamo un laboratorio, non vogliamo insegnare nulla a nessuno, vogliamo solo mettere sul tavolo le esperienze che abbiamo fatto nel corso degli anni in giornali grandi, grandissimi o piccoli, piccolissimi, e provare a capire se c'è
una dimensione, come dire, di nicchia dove si può esprimere qualità, informazione e trovare un punto d'equilibrio. Vengo, se non ricordo male, alla seconda parte della domanda che riguardava la questione dell'autorevolezza. Beh, non c'è dubbio intanto che la prima autorevolezza online ce l'hanno i giornali, perché se poi andiamo a guardare, forse potrei rispondere così, in 30 secondi raccontando la storia del rapporto fra gli editori tradizionali e il web. All'inizio, quando è nato il web, gli editori tradizionali hanno detto: vabbè, ma cos'è sta roba? Non ci interessa, non ci interessa minimamente. Poi hanno scoperto che il web poteva essere un'ottima vetrina per i propri giornali, e poi improvvisamente hanno scoperto che proprio grazie all'autorevolezza che le testate hanno sempre avuto, il fatto di stare online li portava ad essere più credibili rispetto a altri siti che non avevano alle spalle l'informazione. E questo per due motivi: perché i giornali sono abituati a produrre contenuti e quindi sono stati forse i più veloci a capire come produrli online. E naturalmente questa autorevolezza del marchio ha contribuito a far crescere anche il numero di lettori digitali che hanno cominciato a seguire i giornali e a seguirli credendo ovviamente molto di più alle loro fonti che non a quelle di altri giornali. Se voi andate a guardare le classifiche dei siti più seguiti negli Stati Uniti come in Italia, trovate nelle prime 20 posizioni sostanzialmente media, carta stampata o televisioni, perché sono quelli che sanno come filtrare, selezionare e scegliere le informazioni. Questo non ci toglie naturalmente dal rischio di commettere errori o strafalcioni, questo può capitare, però nella media i giornali sanno come dire, controllare meglio le proprie fonti. E per esempio vi dicevo che appunto ho appreso di Le Goff su Twitter, ma non era un lettore che twittava, era appunto un giornalista culturale che appunto dal proprio account, ma facendo riferimento al proprio giornale, segnalava questa importante perdita per la cultura, direi mondiale, non solo europea. E quindi la fonte era quella. Naturalmente, prima di dare una notizia, il nostro mestiere ci porta a fare delle verifiche. Dovrebbe essere sempre così per tutti, non solo per i giornalisti, ma per chiunque, anche per chi studia, per esempio, e non affidarsi solo a Wikipedia, però ecco, i giornalisti lo dovrebbero fare, e questo contribuisce naturalmente a rendere un pochino più credibile quello che si trova su un sito di un giornale piuttosto che non su un sito magari anche più seguito, ma non, dove non si producono e non si controllano le informazioni. Emanuele, al volo due domande che arrivano da Twitter, che fondamentalmente sono quasi uguali. Una è di Elisabetta Lapadula e l'altra di Anna Laruccia. Dicono: giornali di carta, un sì, lusso per pochi al tempo della rivoluzione dei social, e quindi ci saranno ancora lettori disposti a comprarli? Io mi devo augurare proprio di sì, che ci siano. È chiaro che si stanno riducendo. È chiaro anche che l'unica possibilità perché stia in piedi un minimo l'equilibrio è che un po' i costi, il prezzo d'acquisto dei giornali salga. Ma vedete, il prezzo del giornale può salire sempre ragionevolmente, non possiamo ovviamente costare come una Porsche decappottabile, però il prezzo può salire solo se la qualità migliora. Perché è come appunto in altri generi di consumo, che siano nel settore alimentare o nell'abbigliamento, decidete voi in quale settore. È chiaro che con la crisi siamo tutti più attenti a dove investiamo i nostri soldi, siamo molto attenti a dove andiamo a informarci, e non c'è dubbio che però
ci interessa anche la qualità. Comprare un vestito che si rompe dopo 3 giorni non significa risparmiare. Facendo la similitudine con l'informazione, beh, insomma, se io investo magari 10 centesimi in più di un altro giornale per avere un'informazione che mi permette di capire meglio le cose, di decidere meglio, di fare alcune scelte in maniera più seria o semplicemente di essere più informato, beh, forse questo vale la pena. A parità di qualità è chiaro che si va a scegliere il prezzo più basso. Voi sapete, esiste una teoria, non voglio stare qui a annoiare, sull'elasticità del prezzo, cioè è chiaro che più la qualità è alta e più l'acquirente è disposto, ovviamente facendo le debite proporzioni, a fare un sacrificio. Certamente non si fa un sacrificio per un prodotto che non ha gli elementi di base di qualità, oppure avendoli costa troppo. Quindi anche lì bisogna trovare il modellino che funzioni, e non è sempre facile. Pensate che oggi, visto che ho citato dei giornali inglesi, oggi se comprare il Financial Times del weekend, del numero del weekend, costa in Italia 4 euro, in Inghilterra non molto meno, perché costa 3 pounds e mezzo, che forse è anche più di 4 euro, e alla fine è un giornale, sono poche pagine, però il pubblico lì c'è, perché per chi vuole quel tipo di prodotto, a molti non piace, e la qualità è alta e il prezzo ne vale la pena. Quindi si tratta di trovare un punto di equilibrio, si tratta di rispettare il lettore, di rispettare il fatto che siamo in un momento di forte crisi. Pensate, sono proprio di oggi gli ultimi dati sulla disoccupazione, che continua a crescere, quindi non si può essere arroganti. Quando io dico prodotto di lusso non sto dicendo appunto ragazzi, se volete la Porsche dovete pagarla, sto dicendo che purtroppo bisogna trovare un punto di equilibrio che sia accettabile soprattutto per il lettore, che poi alla fine è quello che decide se comprare o meno, no, nessuno può obbligare nessuno, ma che permetta anche a chi fa il lavoro di farlo al meglio e di non dover tagliare lì dove il taglio significa tagliare qualità. L'ultima domanda e poi ti congediamo. Quindi, dando per scontata la qualità dei contenuti di cui abbiamo parlato, l'ultima domanda al volo: quale percentuale di importanza ha sulla buona riuscita di un prodotto editoriale la grafica, e soprattutto appunto nel vostro caso la grafica di un visual designer come Falcinelli, quindi una progettazione grafica insomma a un livello molto elevato? Ma allora, io parto dalla battuta che faccio sempre, che i contenuti sono tutto, se non ci sono i contenuti non c'è il resto. Ma naturalmente una grafica, secondo me bella, come quella del nostro giornale, fatta credo da in assoluto il miglior grafico che oggi esiste in Italia. Pensate che lui non aveva mai disegnato un periodico, Falcinelli, che io conosco da quando lui era bambino, io un po' meno, è sempre stato uno straordinario grafico editoriale, ma lui ha sempre disegnato, ha fatto il designer fuori dall'editoria e ha sempre disegnato libri, è l'art director di Stile Libero in Audi, ha lavorato per le copertine di Minimum Fax, ha fatto, se non sbaglio, una collana per La Terza, sta progettando il Mulino, insomma è sicuramente il più importante grafico editoriale italiano, ma non aveva mai lavorato per un periodico e quindi tantomeno per un formato come quello di Pagina 99, che è un formato stile appunto quotidiano. E devo dire che la sua grafica è stata decisiva, perché ha esaltato e evidenziato i nostri contenuti e diciamo le nostre qualità. Il rischio ovviamente di una bella grafica come quella di Falcinelli è che evidenzi anche i nostri difetti, ma questo ci sta tutto e sta a noi correggerli. Bene, allora la prossima volta ti domanderemo qualcosa sulle strategie di marketing legate a Brezni, dato che su Internazionale va fortissimo anche l'oroscopo. Nel frattempo un applauso per Emanuele Bevilacqua. No, vabbè. Grazie a voi, grazie a voi. C'era un'altra domanda
però abbiamo dei tempi strettissimi, chiedo scusa. Allora, un'ultima domanda, Emanuele, velocissimo però. Sì. Sono Michele Lo Russo. Stamattina, cioè, io ritengo che di società editoriali o di editori che si siano arricchiti dai giornali ce ne siano ben pochi. Magari i giornali sono serviti agli editori per fare altri business, speculazioni edilizie e quant'altro. Sono stati utilizzati spesso come strumento di pressione. Ora la crisi è tale da preoccupare un po' tutti. Stamattina Christian Rocca ci ha detto che per pareggiare il bilancio del magazine Il hanno fatto ricorso a delle attività, diciamo così, collaterali, tipo la redazione, la realizzazione di un organ house per importanti società, hanno realizzato anche una, e questo li consente, questa attività li consente di pareggiare i bilanci. Stamattina è stato inaugurato l'incubatore digitale di RCS, che è un'altra, secondo me, attività che servirà a portare qualche soldino in bilancio tra qualche anno. Cosa devono inventarsi gli editori, i piccoli editori, per sopravvivere in questo mercato che è sempre più selvaggio? La domanda è quanto mai opportuna. Io naturalmente ho tralasciato di affrontarla perché diciamo era un po' fuori dal percorso che ho seguito, ma è evidente che oggi in Italia ben poche sono le testate che hanno alle proprie spalle un editore puro, direi quasi nessuna. Questo nostro piccolo tentativo è appunto uno di questi, cioè l'idea di avere, come dire, dei finanziatori ma non dei poteri forti alle spalle. Oggi non spetta a me dirlo, ma fate l'elenco di tutti i giornali che vi vengono in mente e del loro assetto proprietario, troverete industriali, troverete persone straordinarie, ma veramente difficile trovare un editore puro, perché appunto i giornali sono anche portatori di interessi altri e quindi non necessariamente diciamo il loro conto economico fino a qualche anno fa doveva essere in pareggio. Forse per questo siamo un po' indietro. Poi ci sono i finanziamenti pubblici, voglio dire, piccoli giornali e grandi giornali hanno appunto forti contributi dallo Stato. Pensate soltanto al contributo nella spedizione postale, che permette a giornali grandi e giornali piccoli di avere milioni di euro di contributi. Quindi è chiaro che per stare in piedi ci vuole, oltre alla capacità di pensare bene il proprio prodotto e trovare i propri lettori, anche appunto inventarsi dei business laterali. Giustamente Rocca ha raccontato come funziona anche un po' il modello di business di Il. Noi di Pagina 99, il nostro piccolissimo, prima vi accennavo al fatto che noi facciamo molto data journalism. Ecco, questo data journalism lo facciamo perché insieme a Pagina 99 abbiamo messo in piedi una piccola struttura di big data che si chiama Occam Partners, con dentro degli econometristi che al tempo stesso, come dire, svolgono una doppia funzione. Da una parte svolgono consulenza per il mercato sui big data, e al tempo stesso poi invece aiutano noi a fare il giornale analizzando opportunamente i dati, le informazioni, aiutandoci a trasformarli in materiale giornalistico. Ecco, questa collaborazione fra una testata e una società di consulenza nell'area proprio dell'econometria è un'assoluta novità in questo mondo. Ovviamente siamo partiti da troppo poco tempo per potervi dire se la scelta è giusta o no, però anche noi abbiamo fatto questa riflessione, cioè proviamo a vedere se riusciamo a trovare degli spin-off che al tempo stesso ci aiutano a fare meglio il giornale e rappresentano delle fonti di reddito parallele che ci permettono di andare avanti. Bene, grazie ancora. Un altro applauso per favore per Emanuele Bevilacqua. Grazie a voi, buona continuazione.
E grazie anche per lo sforzo, ripeto, Emanuele doveva essere qui, però in questi giorni il lavoro su Pagina 99 è stato molto pressante e quindi abbiamo trovato quest'altra soluzione.